Quindi era la trasmissione orale della benedizione della parola. Forse non ho bisogno di spiegare molto, però semplicemente vi darò la trasmissione orale della benedizione della parola e la motivazione alla mattina, la prima cosa alla mattina. Se voi non fate chiamare il guru da lontano queste preghiere, per cominciare la vostra vita, la vostra giornata con il Dharma, dalla mattina, con Bodhicitta. In questo modo la vostra vita diventa di grandissimo beneficio per ogni singolo essere senziente, per ogni formica, per ogni zanzara, per ogni verme, per ogni essere senziente, per ogni essere umano, per ogni sura, per ogni essere senziente. E io ho compilato questa motivazione e ho incluso questa meditazione dell'Amrim da Dorje Chan Losan Jinpa, e questo era, ho ricevuto la trasmissione orale di questa preghiera da Geshe Shenge Rinpoche, che era l'abato di Serame Sarajai dopo che dopo 20 anni che i cinesi avevano occupato il Tibet, non c'era più il Dharma in Tibet, almeno non c'era la libertà di praticare il Dharma, per cui dopo Mao Zedong ha dato un pochettino di libertà, allora sera si sono ricompattati i monaci, dove c'erano una volta 7.000 e più monaci, ma poi adesso ci sono soltanto 50 monaci erano permessi. Allora in quel tempo c'è stato come abate, c'era Geshe Senge, avevano scelto Geshe Senge. Geshe Senge era della Mongolia interna e Geshe Senge era stato scelto, era stato indicato come abate. Ho ricevuto questa trasmissione da lui. Poi successivamente dal Bodhisattva Charyavatara ho preso per la motivazione come vivere la propria vita, e come vivere la vita non con l'attitudine autogratificante, ma come vivere la vita con bodhicitta, per ogni essere senziente, per essere di beneficio per ogni essere senziente. Questa è la cosa più importante, come rendere la propria vita nel maggior beneficio e per ottenere tutte quante le felicità fino all'illuminazione. E in questo modo, qualsiasi cosa voi facciate nella vostra vita, non soltanto con la motivazione, quando mangiate, dormite, camminate, qualsiasi cosa voi facciate e che viene fatta con bodhicitta, questo diventa causa per l'illuminazione. Ogni cosa che voi fate diventa causa per l'illuminazione. Quindi do la trasmissione orale di questo. È la cosa più importante nella vita. Se voi cominciate la vostra giornata con questo, se voi cominciate la vostra giornata così, per me è veramente molto, è molto di più per me che voi mi diate centinaia di dollari. Se voi fate questo, se voi fate questa motivazione nella vostra vita quotidiana, dove avete il testo nella vostra vita, fate questo nella vostra vita, e se voi fate questo, se voi fate questo, se voi fate questo nella vostra vita quotidiana, se voi fate questo, è molto di più per me, date a me molto di più che darmi centinaia di dollari. Adesso sta chiedendo se, cioè, non vuol dire che dovete fare tutta quanta la sadhana, non vuol dire questo, semplicemente la motivazione, la benedizione della parola e la benedizione della mala. Qualsiasi cosa voi facciate, qualsiasi cosa che facciate diventa, questa è la cosa più importante, E quindi se voi recitate, con chiunque voi parlate quel giorno, qualsiasi cosa voi facciate, diventa una grande purificazione per ogni essere senziente, non per soltanto per una persona, ma per tutti gli animali. Purifica in questo modo, purifichiamo tutti quanti i 5 karma negativi, i 5 karma negativi. E quindi in questo modo uccidere il padre e la madre,
destiniamo la sangue solo. Uccide il padre e la madre, non c'è assolutamente dubbio riguardo alle lezioni negative. E purifica completamente, li purifica completamente tutte quante le loro cinque azioni della loro vita quotidiana. Vengono completamente purificate. Ogni animale, ogni persona, è veramente molto importante, veramente molto molto importante. Ci sono vari mantra che si possono fare. E questo è veramente molto buono, cominciare la vostra giornata, la vostra vita, il vostro vita con quella motivazione di Bodhicitta, come vivere la vita per gli esseri senzienti, è veramente molto molto importante. Quindi do la trasmissione orale di questo. Quindi lo scopo della nostra vita, lo scopo di... Ho ricevuto la trasmissione orale da Khyabje Kirti Tsedza Rinpoche e anche da Khyabje Khyalarat Rinpoche, due grandi lama. Ho ricevuto la trasmissione di questo, quindi la benedizione della parola. Adesso sono diventato veramente vecchio, per cui prima potevo fare la traduzione orale molto velocemente, adesso devo andare più ad agio. Se voi mangiate, se voi mangiate l'aglio, quello vi distrugge il potere della parola per sette giorni. Se mangiate invece, se voi mangiate delle radici o tipo ravanelli, allora queste distruggono il potere della parola nelle montagne, adesso abbiamo queste radici tipo ravanelli che sono veramente un odore terribile. E quindi il vostro corpo diventa veramente cattivo odore, quindi questo causa un sacco di gas. Sono ravanelli, tipo ravanelli, per 9 giorni, distrugge il potere della parola per 9 giorni, e poi la cipolla per 5 giorni, poi ci sono altre radici che non sono così, comunque creano un sacco di aria nello stomaco. Distrugge il potere della parola per 9 giorni. Poi, se voi mangiate le ortiche, distrugge il potere della parola per un anno. Naturalmente, sono veramente molto delizia. I ravanelli, le radici sono veramente molto buoni, no? Sono veramente molto buoni, però è chiaro che sono molto deliziosi. Però quando sapete come cucinare, sono veramente deliziosi. Però se non avete benedetto la parola, allora distrugge il potere della parola per mezzo anno. E se mangiate la lingua di animali, distrugge il potere della parola. Non so esattamente cosa vuol dire questo, che tipo di lingua sia. Comunque distruggono il potere della parola per tutta la vita, perché gli animali anche sono così stupidi, no? Sono così ignoranti. Se noi mangiamo anche, questo influenza il potere della vostra parola. E se voi mangiate per esempio la carne di animali come le pecore, questi animali che hanno la lingua, o mangiate il loro cuore, o mangiate la carne di questi animali, danneggia il potere della parola, danneggia la vostra saggezza. Danneggia la vostra saggezza, è detto negli insegnamenti. Quindi, se voi fate la benedizione della parola, allora tutte queste cose esteriori non siete protetti da questo, non danneggiano il potere della vostra parola. Well, then,
per liberare gli oceani, per liberare tutti gli esseri senzienti dell'oceano di sofferenza. Da questo ho ricevuto la trasmissione dalla una vita passata di Kyabjali Rinpoche, cioè la recitazione dei mantra per 7 volte. E qualsiasi virtù voi fate qua si aumenta di 100.000 volte. Om samara samara bhimanas sagara ma javahum Brahmadev yonsu ngoi kurodo Brahmadev sutra. Dal sutra della ruota della completa dedizione, spiegato degli spiegamenti. Om ruzi ramane pravataya hum. You recite 7 times, then you blow the mantra. Soffiate sulla mano, se recitati i mantra diventano, si aumentano di sestilioni di volte. 10 milioni moltiplicati per 1 miliardo e moltiplicati per 100.000. 1 miliardo così come 100.000 volte. Aumenta così. Questo è spiegato nel sutra dell'incommensurabile dimora celestiale. E poi il mantra successivo non me lo ricordo al 100% se ho ricevuto da lì Rinpoche oppure no. Forse l'ho ricevuto dal Kyabjali Rinpoche, forse no, non mi ricordo bene. In questo recitate questo mantra 7 volte sotto le scarpe, lo soffiate sotto le scarpe, anche sotto i vostri piedi, sotto le scarpe, e poi dopo potete sputare sotto le piante dei piedi. E quindi dopo potete mettere, quando camminate nella foresta, camminate sulla spiaggia, ma camminate nell'erba, dove ci sono molti esseri senzienti. Mi ricordo che in America, per esempio, ci sono un sacco di granchi che sono piccolissimi, piccolissimi sulla spiaggia, che non c'è la possibilità proprio di camminare. Cioè, mi ricordo questa cosa qua, cose di questo genere anche nell'erba. Tutti quelli che vengono uccisi sotto i vostri piedi, sotto le vostre gambe, sotto le vostre scarpe, o rinascono nel reame dei Deva, non rinascono più nei reami inferiori. Ed è menzionato questo nel già passaggio. Non vuol dire che dopo che voi avete benedetto le scarpe, allora sputate sulle scarpe, allora cominciate a camminare intenzionalmente sopra le formiche, ho recitato il mantra, quindi posso camminare così sopra tutti quanti gli animali. Non vuol dire così, dovete stare comunque, sennò se succede che li calpestate senza vederli, questo è molto buono se siete sulla spiaggia dove ci sono molti insetti, nella foresta, nei boschi, nei prati, se dovete andarci è difficile evitarli. Allora dovete ricordarvi, se conoscete il mantra a memoria, allora potete recitare in ogni momento quando dovete andare, e quindi anche se loro muoiono, allora possono rinascere nei reami superiori. E questa meditazione della parola viene dal grande yogi. C'è la recitazione di Rinpoche. Citando alle tate ongata alle capoi cota cale mambo in cota tinin mambo in cota mine nare giunto di Om a i i u u ri li li i o ang a so ha ti ren Om ka 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 za 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 ja nya ta 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 na ta 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 na pa 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 ma ma ya ra lo sha ga sa ja ti ren Om ya da ma hi do par pa wa hi dun de ken da ta ga do ya wan da da te ken da yu ni ro de e wan Ma questi mantra sono per benedire la parola, le vocali, il mantra dell'origine dell'essenza di sorgere dipendente, sono da recitare 3 volte ognuno. Tekenza yoni
Rota. Stop there. Ding, ding. Vi interrompete. Cioè io mi roda staccando. Perché masciamo nessuno. Te che entra io, io. Te che entra io, a dentro. Te che entra io, stop there. Niro da ambo di masciamo nessuno. Ah, c'è due. In sova. C'è due. What to stop? Ah, c'è due. Ah. Chinde karve, ang ide tamta apoget. Taken the yaw, you stop. Then nearer the ambo the matter. Otherwise, altrimenti se voi si dice yoni, allora rappresenta il l'organo sessuale il femminile, quindi bisogna fermarsi a yo e poi nearer the yanta. Nearer the yaw, ma di masha, la yeso. Saveng ading was it? You didn't do that, ma di. Sunga chindu nga sundang punzo jase rin chindun dashi dajin namba gu teme tenye ali teme tenye kalye da ali omye da dung nga ma chitme ayi yu ten ka mandu de jizun de jirang chindu ju se bici la doni tanga mi sono state sulla vostra lingua i mantra e ricevete così la saggezza di tutti quanti i buddhi, quelli che sono al di là del samsara, tutto il loro potere, di tutte le loro benedizioni, della loro santa parola. The blessing, the power of riceviamo le benedizioni del loro potere in la forma di questi mantra e dell'origine dipendente e poi questi vengono nella forma di mantra che si riceviamo poi immaginiamo la pioggia di sette simboli di buon auspicio degli otto simboli di buon auspicio e dei sette sostanze regali che riempiono completamente il cielo, poi entrano dentro di noi nella nostra bocca, tutte quante la santa la benedizione del santo corpo, santa parola, tutti quanti i Buddha, Bodhisattva, entrano nella nostra bocca, tutti quanti questi punti, i simboli di buon auspicio, i sette simboli regali entrano nella nostra, si assorbono nella nostra, sulla nostra lingua. E così, e tutti questi mantra si assorbono in questo mantra che sono visualizzati sulla nostra lingua. E dopo di questo, tutte quante le vocali, le consonanti, il mantra dell'origine dipendente, tutti questi tre mantra. Questi mantra si dissolvono uno dentro l'altro, da quell'esterno a quell'interno, quell'esterno che è di colore bianco, quello che è di colore blu che si assorbe nel mantra delle consonanti che sono rosse, le mantra delle consonanti si assorbono nel mantra delle vocali che sono bianche e questi si dissolvono piano piano in un raggio di luce diventa un nettar di colore rosa che si dissolve nella sillaba A che si scioglie in nettare rosa e che si dissolve nella lingua e la lingua che diventa della natura del Vajra. Quindi in questo modo diventa veramente la lingua diventa veramente solida, concreta, non c'è alcun tipo di cibo sbagliato che possa distruggere il potere della vostra parola e quindi dovete generare la profonda fede in questo, che la vostra fede diventa, la vostra lingua diventa della natura del Vajra estremamente forte e potente.
facendo questa pratica, in qualsiasi mantra voi recitate in quel giorno, diventa, aumenta di milioni di volte. E il potere del mantra, qualsiasi tipo di cibo sbagliato che uno ha sbagliato, non può distruggere il potere della vostra parola. E anche se voi andate... con questo potere, anche se voi parlate a Vambara, fate delle chiacchiere, anche questo diventano come la recitazione di mantra. E quindi il potere è il potere della benedizione di tutti quanti nella santa parola di tutti quanti i Buddha Bodhisattva. Questo è quello che voi ricevete con la benedizione della parola. Quindi quello che vedete, se voi avete delle cose importanti da chiedere, aiuto a qualcuno, dovete andare a vedere qualcuno, dovete andare a chiedere dei favori o chiedere degli aiuti, oppure poi date dei consigli, se dovete chiedere le cose importanti delle persone, se voi avete fatto la benedizione della parola, allora tutte quelle cose, se voi vi ricordate di questo, la vostra parola ha il potere di portare al successo e avete anche il potere che le persone ascolteranno quello che avete. Se voi vi ricordate di questo, aiuta moltissimo. E questo vi aiuta, questo, quindi questo è il potere della parola. E quindi ho dato la trasmissione orale e la meditazione diretta che contiene tutti quanti gli aspetti importanti del significato. Questo è il Lamre dei tre del sentiero graduale comune all'individuo, lo scopo inferiore, il sentiero graduale questo è il sentiero graduale relativo all'individuo dello scopo intermedio. So that's the greater part of the highest This is a particular motivation to practice tantra. Motivazione particolare per la pratica del tantra. Questa è la meditazione diretta sull'ami composta dalla composto questo per far sì che voi create la vostra vita di grande beneficio per la maggior parte di tutti gli esseri senzienti. Benedite la vostra parola, tutto quanto diventa causa per l'illuminazione. Qualsiasi cosa che voi fate diventa la causa per gli esseri senzienti perché ottengono l'illuminazione. Ho dato il commentario di questo già. Kadamba langri thangbe sungle, tane samja tamja la ishi nuwa la labe tonju trebe samba, tato jeba zemba la sho. Niti shula. Dani ishi nuwa la labe yu trebe tudun tata truba ta, dani khasa badan shing la labe yu trebe reba yu zuzawa sho.
Buddha Charavatara. Questo viene dal Buddha Charavatara, questo è the best one, the Nagarjuna sulla base Jewel Garland, della ghirlanda di Nagarjuna, ho avuto l'idea da questo. Vedante c'è l'onjata tusangava tamjika sanjukunye tunrije pangmaiva tamacha Lagan yema chedu ju dala mene kan danu ye gan dala mene nandu ye gaya to ma ma ju dala mene kan la ga chom de be sim ju na thing ye da do de ga do ga de be ji ji anybody chiunque si arrabbia con me o far sorgere devozione nei miei confronti, da questo possa questo diventare la causa per loro affinché possano avere tutto il successo che desiderano. There are other prayers to put, but it will take time, so I do not want to translate them. I'm just going to state. Dani gome nanji gula chena ge te pa da kam tu nge tu na de sna sam ba ge tu yel tu nge la de da ma me do la ma me da na ma do la na ma da da ga lu je da ba gu je tu tu je wa je chi no da pu ma za ren ga tu da me je da pa za ge ne chi da lu je na ge tu je ga sa su je wa je na ga chi no da ma ya sa je pa da ma ma ya na ma ge tu chi ya je tu na ga de de be sin je ga la na ga ta de ni ga da ba da ne ge tu je wa su Chisinanga nebadan dhruva chisinyewa dhinsinanga dhruva dhinsa open his own chisinanga. Chisinanga nebadan dhruva chisinyewa dhinsinanga dhruva dhinsa seba shu. Then after that if you can do this, it's extremely good. Please pay attention to me. All the Buddha Bodhisattvas who abide in the 10 lezioni. Passa io, Bodhisattva. Che mi chiamo così, so perché avete generato bodhicitta, allora non vuol dire che adesso avete la realizzazione di bodhicitta, allora potete diventare bodhisattva, no, semplicemente la motivazione è quella che fa sì che dedico tutti questi meriti, il mio corpo, parole e mente, i miei meriti, i miei possedimenti, tutto quanto. A tutti quanti gli esseri senzienti li dedico per ogni essere senziente. Dedico per ogni essere senziente, e particolarmente quello che faccio oggi. Per i benefici degli esseri senzienti, uso il cibo, i vestiti, godo dei cibi, dei vestiti, dei miei letti e così via, faccio il lavoro soltanto per gli esseri senzienti. Se voi potete fare questo è veramente eccellente. Quindi la mattina quando voi fate queste preghiere, oggi per il beneficio degli esseri senzienti userò il mio corpo, parole e mente, per il beneficio degli esseri senzienti userò per impegnarmi nella virtù, perché diventi virtù per gli esseri senzienti, affinché diventi virtù per gli esseri senzienti. That's so important. Questo è veramente molto importante, molto importante. E così in questo modo qualsiasi cosa voi facciate nell'altra già diventa la causa per il beneficio degli esseri senzienti e poi poter generare buon cuore. Quindi la notte quando andate a dormire, anche in quel momento, voi pensate di utilizzare questo corpo probabilmente per gli esseri senzienti, per beneficiare gli esseri senzienti.
questo? La motivazione in questo modo è eccellente. Quindi con questo è sufficiente. Chiunque usi questa motivazione la mattina, e particolarmente pratica bodhicitta la mattina, allora qualsiasi cosa voi facciate, tutto quanto diventa causa per l'illuminazione, diventa la causa per l'illuminazione di ogni essere senziente. Se voi fate questo, allora considerate che gli altri più preziosi, più cari di me stesso, e per me, se voi fate questo è veramente ciò che mi compiace completamente, molto di più che ricevere migliaia di dollari. E se fate anche delle altre preghiere, se voi sarete in grado di cambiare la vostra motivazione, bene, però se no, se lo fate in questo modo, è veramente eccellente se usate questo alla mattina per cominciare così. Non parlo di più perché diventa troppo.